Nuove bufale sulla guerra Russia-Ucraina. Bentornati sul canale di Gross. Sono passati ormai 3 mesi dal mio primo episodio sulle fake news sulla guerra Russia-Ucraina. Molte cose sono successe nel frattempo, ma ad oggi, ad estate ormai inoltrata, il buon Vladimiro sta continuando a creare open space in Ucraina a furia di bombette, nel tentativo incessante di sono sicuro che avrà i suoi buoni motivi. Punto primo, potete recuperarvi il video cliccando qua sopra o in descrizione. Punto secondo, se vi piacciono i miei video potete iscrivervi al canale per darmi una mano a crescere e seguirmi anche su Instagram e TikTok per tutti fuori onda e altri extra. 3. Considerando che in questi ultimi 3 mesi, a differenza mia, i disinformatori seriali non si sono affatto impigriti, sia da parte russa che da parte ucraina, quello che vedremo oggi sono 10 nuove fake news sul conflitto Russia-Ucraina. Un ringraziamento a NewsGuard che ha inconsapevolmente supportato questo video. Link in descrizione. Gli Stati Uniti stanno reclutando combattenti mercenari dell'ISIS. Cosa fai se sei un paese che ha fatto della libertà il proprio emblema e che il cui unico scopo è mostrare al mondo quanto tu sia perfetto ed immacolato da ogni male? Beh, recluti una 50ina di mercenari dell'ISIS che da soli non cambierebbero mai le sorti di un conflitto del genere e li mandi a farsi esplodere in Ucraina con il rischio di fare una figura di me globale. Come dite? Sembra un'idea del cazzo. Lo è, ma a qualcuno deve sembrare un'idea plausibile, visto che il servizio di intelligence estero della Confederazione Russa ha rilasciato una dichiarazione secondo cui gli Stati Uniti stessero rilasciando prigionieri di associazioni terroristiche internazionali dalle proprie prigioni in Siria, con il preciso scopo di mandarli a combattere in Ucraina. L'affermazione è poi stata ripresa da alcuni media statali russi, poi in giro per le chat dei complottisti e così bla 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 in giro per il mondo. Ovviamente nessuno ha fornito alcuna prova a sostegno di questa affermazione e, per quel che vale, il Pentagono ha poi smentito queste considerazioni. Poi la cosa è stata lasciata a morire lì, in realtà nessuno l'ha più ripresa ed è morta nell'internet nel giro di qualche settimana. Però tu dici, vabbè, oh, io ci ho provato. Rambo Zelensky. Alcune immagini ricondivise sui social media e sui siti di news hanno riportato in auge alcune fotografie del presidente Zelensky che indossa una tuta mimetica, un giubbotto antiproiettile e un elmetto, affermando erroneamente che tali immagini mostrerebbero il presidente che combatte in prima linea dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina. Alcuni influencer occidentali, anche con milioni di follower, hanno poi condiviso le foto, accompagnandole con frasi eroiche sulla falsariga del presidente dell'Ucraina è in prima linea a combattere per il suo popolo. Il presidente Zelensky ha preso le armi e si è unito alle truppe per respingere l'invasione russa. In realtà le foto sono autentiche, ma non risalgono a un viaggio del 2022, ma ad alcune visite del 2021, prima che la guerra scoppiasse, come è facilmente verificabile facendo una ricerca inversa per immagini su Google. E costano pure una bella pignetta di soldi, eh? Però oh, che non vuoi spendere 475 euro per un poster di sexy Zelensky in tutina militare da appendere in camera? C'era un laboratorio di armi biologiche NATO nei sotterranei dell'acciaieria Azovstal. E ora una fake news colorata e ben dettagliata con tutti i crismi per essere adorata dai complottisti della guerra. In pratica, sotto le ormai famose acciaierie, ci sarebbe un laboratorio segreto NATO denominato PIT-404 e finanziato da niente poco di meno che Hunter Biden, il figlio del presidente americano. Tutto nasce ad aprile, durante l'assedio dell'acciaieria a Mariupol da parte dei russi, quando numerosi post hanno iniziato a circolare sui gruppi complottisti, senza che vi fosse alcuna dichiarazione da parte di nessuno. Ma che ne so, manco il portinaio del Cremlino, manco il tizio che vende i gelati davanti a casa di Putin, nessuno. E chiaramente non c'è mai stata nessuna prova a riguardo, e a distanza di un mese l'acciaieria è stata presa, eppure non è saltato fuori nulla. Ragazzi miei, capisco che sia buio lì sotto, ma portateci delle torce, insomma, qualcosa si troverà. Ma la cosa divertente è che la fake news ha preso talmente tanto piede che addirittura il direttore generale dell'Azovstal e un portavoce dell'azienda di Hunter Biden si sono sentiti in dovere di smentire la notizia. Cioè, è come se io domani mi mettessi in giro a dire che il Gabibbo produce metanfetamine a casa di Ezio Greggio.
La notizia prende piede e loro poi devono trovarsi a smentire la fake news. Ezio, Gab, vi tengo d'occhio. Zelensky è russo e quindi è un usurpatore. Un politico ucraino filorusso ha condiviso su Telegram la foto del presunto passaporto russo del presidente Zelensky, cosa che lo renderebbe un presidente incostituzionale, visto che la Costituzione ucraina non prevede che il proprio presidente possa avere doppia cittadinanza. Poi da Telegram chiaramente si è sparso ai siti di informazione russa e da lì in giro per l'internet. Aspetta un attimo, dove ho già sentito una storia simile? In realtà, come dire, si tratta di un fotomontaggio. L'immagine sarebbe infatti stata realizzata utilizzando un software di editing e, a riprova di ciò, l'immagine conterrebbe diverse incongruenze, come ad esempio delle cifre relative alla data di emissione sbagliate e che si contraddicono tra fronte e retro. Insomma, un po' sbadatelli i falsari. E in aggiunta, l'immagine in bianco e nero di Zelensky nel documento non è una vera foto da passaporto, ma un ritaglio da un'immagine a grandezza naturale di Zelensky apparsa a colori in numerosi articoli sui giornali. Poi vabbè, c'è chi dice che la firma sia anche diversa da quella normale, ma dettagli. Sono sicuro che sia impossibile falsificare un documento del genere. È impossibile produrre un documento digitale del genere. L'Ucraina sta vendendo armi agli stati africani. Passiamo ora ad un bellissimo caso di presunto riciclaggio internazionale. Avete presente Zelensky che in ogni conferenza stampa chiede armi, tipo che adesso va anche al bar e chiede il resto in proiettili per i Kalashnikov? Ebbene, i complottisti hanno colto al balzo l'occasione ipotizzando un traffico internazionale di armi verso gli stati africani. The Wolf of Mariupol. Tutto nacque ad aprile, quando un canale Telegram collegato al Cremlino ha pubblicato un documento falso del Ministero della Difesa ucraino datato 29 marzo 2022, che attestava come l'Ucraina stesse vendendo le armi in eccesso ai paesi africani. Da lì in poi il solito giro. Il post sottintendeva un astuto piano da parte dei ricchi e corrotti funzionari statali per depredare il povero esercito ucraino rivendendo le armi in eccesso agli stati africani. Naturalmente non è stata fornita alcuna prova, né nessuno ha fatto dichiarazioni ufficiali in merito, e il documento condiviso contiene in realtà evidenti segni di falsificazione ed errori, come firme con grafia farlocca, assenza di timbri e codici necessari su documenti ufficiali e, ciliegina sulla torta, la firma del ministro della difesa ucraino è fatta in russo anziché in ucraino. Che sì, è vero che in Ucraina c'è la doppia lingua, ma solitamente i documenti ufficiali sono firmati in ucraino dai ministri. Che questo riveli forse da dove arrivi la falsificazione del documento? Putin, il maestro dei green screen. A marzo, il presidente russo Vladimir Putin si è recato in una struttura di addestramento aeronautico fuori Mosca e ne ha incontrato i dipendenti. Nelle ore successive alla visita, sono circolati sui social media post e articoli in ucraino secondo cui Putin non fosse mai stato presente, ma fosse stato photoshoppato nel video utilizzando un green screen, prendendo come riferimento un paio di frame in cui sembrava che la mano di Putin passasse attraverso un microfono. Ebbene, la presunta video shoppata in realtà è frutto di un problema tecnico delle versioni dei video a bassa qualità, e difatti in quelle in HQ il problema non si vede, ed inoltre la presenza di Putin è stata anche immortalata da diversi fotografi internazionali. Ora, perché mai il presidente dovrebbe mettersi a videoshoppare i propri video? La prima ipotesi e più accreditata è che si trattasse di un video CV che voleva inviarmi per candidarsi ad inviato in Russia. La seconda è che semplicemente sia stata colta la palla al balzo da parte dei suoi detrattori per screditarlo e per assecondare la visione che vuole affibbiare a Putin miliardi di malattie e che lo vede come un leader isolato assieme alle varie foto con tavoloni lunghissimi. Ci ho messo un po' a trovare la parola. L'Ucraina sta addestrando bambini soldato. Negli scorsi mesi sono circolati diversi post e fotografie sui profili complottisti raffiguranti bambini ucraini che indossavano uniformi militari e brandivano armi, con didascalie che affermavano erroneamente che i bambini si stessero allenando per combattere dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina. Le foto erano accompagnate da didascalie che sostenevano che l'Ucraina stesse addestrando bambini soldato sul modello ISIS, di conseguenza violando le leggi sul diritto internazionale. Poi si sa,
Queste notizie hanno fatto chiaramente il giro del web perché qualcuno pensi ai bambini! In realtà le foto sono state scattate, alcune nel luglio 2017, dalla Associated Press come parte di un articolo intitolato «L'Ucraina pronta a combattere» e relativo alla guerra civile in Donbass, altre dalla European Press Photo Agency nell'agosto 2015 e con armi tra l'altro finte. Sono belle foto? No! Passa un bel messaggio? No, però in questo modo sono decontestualizzate, strumentalizzate e pure usate per fare disinformazione, visto che ad oggi, almeno in Ucraina, bambini soldato non se ne vedono. La Polonia si sta preparando ad invadere l'Ucraina da ovest. Proseguiamo con una fake news dal sapore nostalgico che ci riporta ai nefasti fasti della Seconda Guerra Mondiale. A maggio hanno cominciato a circolare su Telegram diversi video a marchio BBC che sostenevano l'imminente entrata in guerra della Polonia. In realtà, il video in cui si vede un elicottero, alcune truppe ed alcuni messaggi fuorvianti è stato appositamente realizzato perché assomigliasse a un notiziario della BBC, con il loghino, le animazioni e tutto il resto, ma sia un giornalista della BBC che il comando generale polacco delle forze armate hanno bollato come falso il video, tacciandolo di disinformazione pianificata. Ed è allarmante come basti piazzare un loghino tattico e qualche video preso da internet per creare fake news che poi le autorità devono rincorrere strenuamente per smascherarle. Ma passiamo ora al servizio sull'invasione della Crimea da parte degli stracchini nonnanni. Google sta aiutando la fazione pro-Ucraina. In aprile, il sito web con sede in Ucraina, Defense Express, ha pubblicato un articolo, poi ripreso da un account Twitter non verificato, ma affiliato alle forze armate ucraine, secondo cui Google Maps avrebbe diffuso immagini satellitari in alta qualità di diverse basi militari e punti strategici russi. Secondo Defense Express, la mossa di Google era una presa di posizione a favore dell'Ucraina, con un aiuto decisivo per la valutazione delle risorse in mano russa. In realtà, però, Google non ha modificato le immagini pubblicamente disponibili in Russia e anzi, l'account ufficiale Twitter di Google Maps ha anche chiarito ribadendo che non sono state effettuate modifiche all'offuscamento delle immagini disponibili delle basi militari russe. E difatti, la funzione Historical Imagery di Google Earth, che consente agli utenti di accedere alle versioni precedenti delle immagini satellitari di Google Maps, dimostra che Google fornisce immagini dettagliate e non sfocate delle basi almeno dal 2003. Ma chissà, magari gli ucraini hanno sempre navigato usando il 3G e ora finalmente si sono attaccati al wifi di qualche bar marcio nelle vicinanze. L'Ucraina ha minacciato la Russia di invasione. Che secondo me fa già un po' ridere così, no? Cioè, è come se San Marino minacciasse di invadere l'Emilia-Romagna. Non fatelo, ragazzi, dai, vi schiacciamo a colpi di piadine. Questa news arriva direttamente dai siti di informazione statali russi, in prima persona, che hanno affermato che il segretario del Consiglio Nazionale per la Sicurezza e la Difesa Ucraina, Oleksiy Danilov, avrebbe minacciato un'invasione della Russia da parte dell'Ucraina, citando un post Facebook dello stesso Danilov. Superfluo sottolineare che le dichiarazioni di guerra non si facciano su Facebook, inutile affermare che i media russi abbiano in realtà plagiato e travisato le affermazioni di Danilov, che si è in realtà limitato a esprimere la propria opinione, secondo cui la Russia non sfuggirà alla giustizia per l'invasione dell'Ucraina, strizzando l'occhio ai famosi e sospetti crimini di guerra, naturalmente con tono molto patriottico e carico di enfasi, ma nessuna minaccia di invasione. Quindi niente più che un Salvini a base di borscht, insomma. Se non ci credete, potete andare sul post e leggervi la traduzione in inglese di Facebook, che non sarà perfetta, ma fa la sua porca figura. È tutto per oggi. Se vi è piaciuto il video, vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina, perché sicuramente arriverà almeno una terza puntata a riguardo. Lasciate un mi piace, condividetelo, un commentino, che vi posso chiedere, mo? La vostra bandiera preferita. Scrivetelo, che più commenti ci sono, più il video viene spinto da YouTube, quindi mi aiutate. Iscrivetevi a Instagram se volete, a TikTok, ci sono dei contenuti extra. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!